invece io non so se essere più imbarazzata dall'intervento del consigliere Celli di ieri sera o dalla relazione del segretario alle finanze Guidi. Celli compare nel ruolo dell'eterna vittima di questo paese perché l'opposizione vuole lo scontro frontale, perché l'opposizione vuole solo far cadere il governo, perché d'altronde cosa ha fatto di male il CCR? Cosa ha fatto? Ha solo autorizzato i commissari esterni in asset banca, ha fatto solo questo, quindi non viene detto ad esempio che il CCR ha ignorato completamente tutte le segnalazioni provenienti dall'opposizione rispetto a quei personaggi, non viene detto che se il CCR avesse ascoltato quelle segnalazioni con cui collegavamo ad esempio Pedritti a Francesco Conforti, forse Pedritti non sarebbe stato commissario in asset banca. Non viene detto che nella ricostruzione di Morsiani viene fuori il ruolo della Sommella, il ruolo di Roberto Venturini e di tanti altri collegati a Conforti, ma io vi chiedo, c'è in questo paese qualcuno che non sia collegato a Conforti o siamo rimasti, non lo so, in 50? Perché qui ogni pagina che si apre viene fuori un collegamento con Francesco Conforti, ormai non si capisce dove inizia Conforti e dove finisce Celli, abbiamo creato una creatura quasi mitologica. Quindi è inutile che si continui a negare che ci siano delle responsabilità politiche e che se ci sono sono imputabili solo a Celli, non agli altri. Ma anche questa è una bestialità. Celli senza il voto e il sostegno dei suoi colleghi segretari di Stato non avrebbe potuto fare assolutamente niente. Da solo Celli non avrebbe fatto nulla. Quindi le responsabilità sono di Celli e sono dei suoi colleghi. Io vorrei essere chiara su un punto fondamentale. Il nostro movimento ha sempre contestato non il commissariamento ma le modalità del commissariamento. Noi non abbiamo competenza per decidere se un commissariamento va fatto o meno, non è il nostro ruolo. Al contrario, abbiamo sempre detto che un commissariamento, se fatto per il fine del commissariamento, cioè per salvare le banche, ha un effetto benefico sul paese perché tutela i risparmiatori. Se poi devono essere rimossi i vertici, gli amministratori, devono essere fatte delle azioni di responsabilità, benissimo. Ma il fine di quel commissariamento non è stato salvare la banca, è stato far saltare la banca, e i messaggi che emergono proprio alla vigilia degli interventi del Tribunale lo testimoniano. La liquidazione coatta non era un'eventualità del commissariamento, era proprio l'obiettivo. I messaggi che si scambiano i nostri cari amici Savorelli e Company sono ormai, voglio dire, non sono contestabili. Il riferimento del segretario alle finanze è imbarazzante a dir poco, una ricostruzione totalmente asettica, priva di qualsiasi approfondimento o riconoscimento delle responsabilità politiche. Ma io mi chiedo, segretario Guidi, lei non è preoccupato del fatto che la persona che si è occupata di redigere la relazione di sintesi per Asset Banca, quella relazione che Celli da segretario ha arrivato in quest'aula brandendo come, non so, la pelle dell'orso e accolto in pompa magna come il liberatore della patria, sia stata scritta da Giambattista D'Uso, personaggio che l'ordinanza di Morsiani ricollega a Conforti. Allora, Celli di nuovo ieri sera magnifica quella relazione. Io sono molto preoccupata perché, ripeto, non si capisce dove finisce Celli, dove inizia Conforti, sono probabilmente la stessa persona. Non la preoccupa che non più di 12 ore fa il suo collega, tra l'altro di partito e adesso segretario di Stato, ancora magnifichi la relazione di Giambattista D'Uso. Tutti questi elementi con cui Morsiani e il collega D'Uso a Conforti e Savorelli, tra l'altro, partono dal 2016. Quindi cosa significa? Significa che le ultime elezioni non solo non hanno archiviato il passato, ma quel passato corrisponde al presente, e in questo presente tutti quei personaggi trovano ancora interlocutori. Questo non trova spazio nella relazione, ma sinceramente non mi stupisce. Allo stesso modo non trova uno spazio il fatto che Banca Centrale sia stata agevolata nell'infiltrazione di personaggi al centro delle indagini del Tribunale. Non viene espressa alcuna valutazione rispetto alle ricostruzioni della polizia giudiziaria che avvalorano l'ipotesi per cui il presidente della Banca Sfinancia Conforti abbia effettivamente influito non solo sulla nomina di Savorelli e per il tramite di questo sulle
sbaglio di gestione del tuo ordinamento di vigilanza, ma abbia anche visto l'inserimento di nuovi di sua fiducia proprio all'interno di Asset Bank. Questo non la preoccupa, nella relazione non c'è scritto assolutamente niente. Tra l'altro si continua a dire che non bisogna parlare di banche per garantire la stabilità del paese, ma le banche tornano continuamente e prepotentemente alla ribalta. E la mia idea è che non se ne voglia parlare non per una forma di tutela dei risparmiatori, del sistema, che sarebbe un principio sacrosanto, ma non se ne vuole parlare perché ogni volta che il governo si espone sulle banche risultano rampanti le sue contraddizioni, risulta rampante che non solo è incapace di respingere i poteri forti, ma emerge come il ruolo del governo spesso e volentieri sia sovrapposto a quello dei poteri forti, che non sarebbero tanto forti se non potessero contare sull'aiuto di interlocutori nostrani. La prima parte dell'intervento del riferimento della segretaria Guidi è proprio Ponzio Pilatesco, una sorta di scarica varile, si prendono in considerazione i documenti diciamo prodotti da tutti questi personaggi, ma e si considerano attendibili, anche se non sono proprio credibili, attendibili i personaggi che li hanno firmati. Allora, invece di fare diciamo il compitino e dire che Banca Centrale ha detto in autonomia, forse è il caso di domandarsi a cosa serva o a cosa dovrebbe servire l'autonomia di Banca Centrale. Serve o dovrebbe servire proprio come argini a possibili derive antidemocratiche della sfera politica, ad esempio. In questo si esplicita tutta la sua importanza. Se la sfera politica straborda in derive antidemocratiche e abusa del suo ruolo, la Banca Centrale deve comunque garantire la stabilità finanziaria del paese. Invece qui abbiamo un governo che sbandiera l'autonomia per attuare proprio una scarica barile epocale, come se il governo non c'entrasse nulla con i provvedimenti dell'amministrazione Grey Savarelli, quando in alcuni tratti si vede proprio come il governo si sovrapponga all'amministrazione di Savarelli nel 2017. Ad esempio abbiamo questo personaggio, l'abbiamo letto tutti, no? Conforti, talmente influente che addirittura decide l'orario di pubblicazione dei comunicati di Banca Centrale sul sito di Banca Centrale. Ma non solo, perché se avete letto sempre l'ordinanza del commissario della legge Borsiani, viene fuori che addirittura la vigilanza di Banca Centrale scrive comunicati che poi vengono pubblicati a firma della segreteria finanza. Comunicati dove ci sono le linee politiche del governo, dove si dice si crea la good bank, la bad bank, e vengono pubblicati a nome della segreteria finanza. Insomma, se ne vanta con Siotto, dice guarda che bello, finalmente abbiamo questo comunicato, e nel pomeriggio viene pubblicato dalla segreteria finanza di segretario Scelli, identico come l'aveva scritto la Sommella. Allora, tutti questi elementi io credo che siano molto gravi, anche perché contengono, quel comunicato conteneva proprio una linea di indirizzo politico. Quindi è chiaro che l'autonomia di Banca Centrale sia stata usata per coprire interessi personali che quest'Aula ha colpevolmente sottaciuto e minimizzato. Ma nella relazione ci si limita a dire che la legge del 2010 ha diciamo, sancito l'autonomia della Banca Centrale, quindi giustamente non è più il Congresso di Stato a commissariare diciamo, le, i soggetti vigilati, ma è la Banca Centrale. Ecco, il segretario richiama questa legge, ma non lo fa quel passettino in più che invece gli spetterebbe, non la fa la valutazione politica. Dovrebbe chiedersi ad esempio se questa legge del 2010, che giustamente sancisce l'indipendenza della vigilanza di Banca Centrale, garantisce di fatto nel concreto la stabilità finanziaria del paese. La risposta è evidente, e no, altrimenti non saremmo qui oggi. Banca Centrale sarà anche autonoma, ma se le persone che devono agire nell'ambito di quell'autonomia sono nominate da quest'Aula, e quest'Aula è un'Aula superficiale e corrotta, l'effetto che otteniamo è avere una Banca Centrale superficiale e corrotta. Non è che ci vuole un genio a capirlo. Quest'Aula già dal 2017 ha gettato al vento e rifiutato ogni possibilità di togliere potere a queste persone, ogni ordine del giorno promosso per rimuovere i vertici della Banca Centrale, per sospendere il progetto di fusione tra Carisp e Asset, è stato rigettato con forza
sono stati invece sostenuti Grace e Savorelli, così come continuano a essere sostenuti a 2 anni di distanza nella relazione del segretario e negli interventi di Celli e Bevitori. Tra l'altro è proprio l'ordinanza del Tribunale a sottolineare come sia proprio Savorelli ad individuare l'assorbimento di Asset Banca in Cassa di Risparmio come meccanismo funzionale alla soluzione della crisi. Quindi voi magari vi beate anche della Cassa di Savorelli, ma continuate a portare avanti, ed è stato portato avanti quel piano. Ecco, io volevo sottolineare una cosa: noi all'epoca non potevamo conoscere le influenze di Conforti su Banca Centrale così capillari, ma si capiva benissimo che i conti non tornavano, che le persone chiamate a ricoprire i posti chiave avevano più ombre che luci in Banca Centrale, così come in Cassa di Risparmio, così come in ASS, così come all'interno del Congresso di Stato. Nella relazione che la Segreteria Finanze espone a quest'Aula, il Governo si pone in una posizione di spettatore, osserva i fatti con distacco come se quei fatti non lo riguardassero, invece lo riguardano come, perché è il vostro Governo che ha ignorato e sbeffeggiato la marea di segnalazioni che abbiamo fatto sui Conforti, è il vostro Governo che ha sollecitato la maggioranza a rigettare ogni nostro ordine del giorno e ogni proposta di intraprendere strade diverse, è il vostro Governo che ha autorizzato la presenza di personaggi collegati a Conforti durante il commissariamento di Asset. Quindi le responsabilità politiche sono innegabili e sicuramente le vedete anche voi, ma non le volete ammettere, perché se le ammetteste probabilmente dovreste lasciare quest'Aula e anche il Paese. Grazie.